che attesta la corrispondenza tra le risultanze di gestione e quelle chiaramente che sono quelle del tesoriere, il conto di tutto l'esercizio finanziario 2010. Non esistono debiti fuori bilancio e il revisore fa sempre un'analisi di quelli che sono in genere gli scostamenti tra entrate e spese previsti in bilancio e poi effettivamente realizzatesi nel corso dell'anno. Scusa, non esistono o non li attesta i debiti fuori bilancio? Attesta che non esistono. Lo dice il revisore? Attesta che non esistono, ma quelle sono dichiarazioni che facciamo noi come ufficio, lui. Stavo dicendo? Sì, e poi ci sono praticamente l'analisi di questi scostamenti tra entrata che ci dice che praticamente sono quelli ormai comuni a tutti i comuni perché non sempre si riesce a realizzare in maniera esatta quella che è la previsione. Gli scostamenti non sono però, se vogliamo, neanche così elevati perché in alcuni siamo intorno al 10% contro una media che va tra il 18% e anche di più. Altri sono ancora più bassi, in quanto in alcuni servizi il discorso delle entrate è migliorato con un ulteriore 2% di incremento. Il conto praticamente del 2010 si chiude con un quadro economico di questo tipo. Praticamente siamo partiti con un fondo cassa al 1 gennaio 2010 di 314.206.000 euro. Nell'arco dell'anno ci sono state riscossioni sia in conto residui che in conto competenza per un totale di 2.793.969 euro. Di questi, ripeto, 2.793.969. Di questi 1.041.407 sono riscossioni dai residui e 1.752.562 dalla competenza. I pagamenti sono stati in conto residui per 1.283.576, in conto competenza per 1.603.957. Il totale dei pagamenti nel corso dell'anno è stato quindi di 2.887.534 euro. Questo ha portato alla chiusura con un fondo di cassa di 220.641 euro, leggermente inferiore, ripeto, di circa un centinaio di euro, poco meno, da quello con cui eravamo partiti. Quindi, da questo risulta che da questo fondo cassa, più quelli che sono i residui attivi dell'esercizio, per un totale di 3.816.741, anche questi provenienti in parte da residui e in parte da competenza, per 2.690.000 dei residui, per 1.126.700 e i residui passivi, e meno chiaramente i residui passivi, che sono di 3.356.753 provenienti per 1.967.584 dei residui e per 1.389.168 della competenza, ci dà un saldo positivo di 459.958 euro. Insomma, questo praticamente dal conto risulta che l'avanzo di amministrazione per esercizio si chiude con in positivo con 680.629 euro, composto da 26.572 euro per fondi vincolati, da 283.847 da fondi di finanziamento spese in conto capitale. Non abbiamo fondi di ammortamento e i fondi non vincolati, quindi l'avanzo libero risulta essere di 370.209 euro e 99 centesimi. Cos'altro possiamo dire? Non ci siamo praticamente discostati molto, anche i dati ve lo dicono, perché quello che era l'avanzo negli anni prima, bene o male, si sta consolidando, nonostante ci sia un utilizzo annuale di una quota a parte, come oggi è previsto in un altro argomento all'ordine del giorno. Il suggerimento degli uffici è stato di non utilizzare troppo avanzo, ma limitarsi più o meno a un 50% di quello che è l'avanzo non vincolato, perché nel corso dell'anno potrebbero sempre capitare
imprevisti. Quest'anno ancora di più con il con avanti, più o meno, non so, con la certezza della mia. E più con riduzioni di trasferimenti, le cose che realizzeranno in piccoli comuni. Quindi intorno al 50% è la riduzione che abbiamo visto. Allora passiamo alla relazione politica un attimino. Allora, per ciò che concerne gli obiettivi portati avanti nell'esercizio 2010, vi metto qui e riassumerò brevemente i vari settori. Allora, per quanto riguarda nel centro urbano, l'illuminazione pubblica, la manutenzione ordinaria, si è proceduto come ogni anno a diversi interventi urgenti di manutenzione di vari tratti degli impianti. Progetto per risparmio energetico, si è partecipato a un bando di finanziamento per un progetto di ristrutturazione di parte della rete teso al risparmio energetico. La richiesta è andata a buon fine e ora si stanno aspettando le procedure per andare ad appalto. Lampade a sistema LED, appena prevedranno diversi preventivi richiesti, si procederà all'acquisto di lampade di lampioni stradali con sistema LED che permette risparmio energetico, minore manutenzione e abbattimento dell'inquinamento luminoso. Manutenzione straordinaria e messa a norma dell'impianto, si è richiesto un importante finanziamento per la messa a norma di tutto l'impianto di illuminazione pubblica e si è attesa in attesa di un riscontro positivo. Per quanto riguarda la viabilità, sistemazione ordinaria e straordinaria, si è proceduto alla sistemazione del fondo di formazione di vari tratti di vie del centro abitato, la segnaletica stradale, si sta studiando un piano già finanziato di sistemazione della segnaletica, soprattutto nel corso Italia e via Segni, in attesa di uno studio esteso a tutto il paese. Per quanto riguarda il centro di aggregazione che è polivalente, gli edifici di sicurezza sono in preparazione per la messa in sicurezza di locali, quindi a breve saranno pronti. Per quanto riguarda le scuole, sono stati sostituiti banchi, sedie, armadi in parte ormai rovinati e fatiscenti. L'anfiteatro comunale adesso da poco è stato ultimato con un intervento di completamento di messa in sicurezza. Anche l'ultimo anno ha avuto una parte di finanziamento in cui ha ristrutturato il fondo di illuminazione, un camminamento del vascone della raccolta dell'acqua. L'isola di spazio traffico è in studio, quella dell'ingresso del paese, sarà oggetto di ristrutturazione non appena ultimato il progetto. La casa comunale lo stesso è stata oggetto di interventi, la facciata, infatti i parcheggi antistanti e servoscala come abbattimento delle barriere architettoniche. Gli infissi della mansarda sono stati sostituiti in quanto ormai deteriorati dal tempo. L'informatizzazione dell'archivio sta proseguendo con il secondo lotto del progetto. Poi gli uffici comunali, grazie al riassetto radicale in termini informatici voluto dalla normativa nazionale, sta aumentando l'efficienza e il risparmio. Per quanto riguarda il centro storico, con la richiesta di finanziamento per la quale si attende un positivo riscontro, si completerà il selciato di via Giardini, racchiudendo il centro storico e completando così il percorso delle processioni all'interno della zona A, anche per quanto riguarda gli itinerari. Con il progetto intercomunale Bidas in Verano, teso al completamento del centro storico, si è rafforzata ulteriormente la rete delle unioni di comuni. Il progetto è stato finanziato e si è classificato prima in graduatoria regionale, sottolineando in questo modo l'alta qualità progettuale dell'iniziativa. È un progetto che unisce il pubblico e il privato, sarà realizzato a breve per quanto riguarda la parte pubblica, fatta del selciato di via Giardini, dall'incrocio con via Italia all'incrocio con via Marconi, e saranno finanziate iniziative di privati. Per quanto riguarda la chiesa delle zone annesse, il parco di Binzola, la recinzione a causa delle abbondanti piogge è crollata, in parte è stato per questo realizzato il suo ripristino e la conseguente messa in sicurezza. Il piano occupazionale in novità 2010 è stato utilizzato anche questo per interventi di completamento di adeguamento del parco di Binzola. Poi per quanto riguarda la chiesetta del Bonaccato si era richiesto un finanziamento per risolvere il problema delle infiltrazioni di umidità che stanno mettendo a rischio soprattutto le opere che sono presenti al suo interno e degradando l'intonaco, cioè si è in attesa del suo positivo riscontro. La chiesa di Santa Maria, anche per questo è stato richiesto un finanziamento e sì, in attesa di risposta si provvederà a sostituire la pavimentazione, a risolvere i problemi di infiltrazione di umidità e a realizzare il pubblico. Allora, per quanto riguarda invece l'agro, la viabilità, come programmata nell'anno trascorso, sono stati utilizzati i fondi per la viabilità, è in itinere la sistemazione della strada che è situata in località Saver d'Acuzza, che è praticamente quella che va da Sant'Eugenio Santa Cristina fino al depuratore comunale.
Questo è in itinere. Poi la pulizia, anche come lotta preventiva per gli incendi, è stata realizzata già come in questi ultimi anni grazie all'utilizzo del mezzo comunale, che garantisce una maggiore efficiente azione e anche una maggiore velocità di azione. Per quanto riguarda gli itinerari archeologici, la ristrutturazione, la messa in sicurezza del svoltezzo, i lavori sono in fase di chiusura e questo è importante, in particolare il bene archeologico di Quarto sarà valorizzato come verità. Per quanto riguarda gli itinerari turistici, la valorizzazione dell'area SIC, località Solmurinos, i lavori per la sistemazione e messa in sicurezza del sentiero per la cascata stanno procedendo e a breve si potrà nuovamente accedere in tranquillità. È stato ristrutturato, impermeabilizzato e messo in sicurezza il vascone antincendio situato in località Cracchedu. La cultura, col progetto della valorizzazione della lingua sarda, l'ultimo finanziamento ottenuto con Bonartolo capofila della creazione dei comuni, che ha ottenuto l'approvazione del progetto a livello nazionale, sta procedendo. Il progetto ha avuto un ultimo riscontro anche per quanto riguarda l'ultima annualità. Nella seconda volta che viene proposto in versione intercomunale con Bonartolo comune capofila, si è passato dal finanziamento di 22.000 euro a quest'ultimo di 45.000, che sottolinea la sempre alta qualità progettuale. In base alle indicazioni della Commissione per la Biblioteca è stato ripartito il fondo annuale e si è approvato un nuovo e aggiornato regolamento per la sua gestione. I cori polifonici Atenori si è comitati e continuate e continuerà con loro, la consueta collaborazione dell'amministrazione per valorizzarli e incentivarli ulteriormente. Ricordiamo sempre che con il loro impegno tengono sempre alto il nome del Paese anche a livello nazionale, organizzando e partecipando a varie manifestazioni. La scuola di musica intercomunale sta riscuotendo molto successo e ha ricevuto diverse adesioni per diversi corsi. Gli impianti sportivi, i lavori del secondo lotto inizieranno non appena saranno ultimate le procedure della gara d'appalto. La palestra scolastica, che è stata data sempre in concessione a società sportive per attività fisiche rivolte a numerosi utenti, e anche mediante il contributo economico assegnato da varie associazioni, si intende valorizzare e incentivare la pratica sportiva a Bonarcalo. È stato finanziato il progetto sulle scuole che vi ho nominato prima, che tra l'altro prevede, ve l'ho descritto prima. Comunque. Per quanto riguarda invece i servizi sociali, le varie problematiche delle diverse fasce della popolazione sono sempre state seguite con le leggi di settore, con i progetti bilancio comunale, si interviene per giovani, anziani, diversamente abili, persone con vari disagi, nuclei bisognosi di sostegno economico che purtroppo sono sempre in aumento. Per quanto riguarda le problematiche dei rifiuti, il servizio di raccolta e smaltimento, nel 2010 sono iniziate le procedure per il nuovo servizio intercomunale insieme a 6 comuni dell'Unione dei Comuni. A causa dei problemi legali non è stato possibile attivarlo nei tempi previsti. Ora che sono risolti, a breve si comincerà con un nuovo appalto, che aggiungo sarà nettamente migliorativo rispetto a quello che si sta concludendo ora, sia come numero di passaggi che come numero di servizi in più che saranno attivati. L'isola ecologica, il progetto esecutivo è stato approvato, in questi giorni si procederà alla pubblicazione del bando per la gara d'appalto e per il suo completamento alla messa a norma. Anche l'anno scorso purtroppo si è dovuto intervenire per bonificare diversi siti a causa dell'ignoranza di alcuni inqualificabili individui, nonostante il servizio attualmente in essere garantisca il ritiro dei rifiuti e le prese delle abitazioni. Sono stati completati i lavori del progetto per il recupero ambientale e la messa in sicurezza della cava situata in località Genauda. I lavori del depuratore comunale, seppure era già funzionante ed efficiente, anche se ha necessitato di interventi di completamento, sono stati conclusi. Poi per finire, l'Unione dei Comuni di cui facciamo parte sta portando avanti numerose iniziative e progetti per il territorio con una maggiore efficienza ed economicità, tra cui in studio o in itinere, ricordo il servizio della raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la gestione intercomunale delle biblioteche, il servizio di vigilanza, la promozione del territorio, il SUAP, il nucleo di valutazione, il controllo di gestione, eccetera. Questo è un breve riassunto dello stato delle attività programmate nel 2010. L'impegno dell'amministrazione comunale sta sempre costante, incisivo e puntuale, pronto a cogliere e perseguire tutte le iniziative nella direzione della crescita e dello sviluppo di Bonarcalo.